Ohio, allarme per treno tossico deragliato. Erin Brockovich sfida Joe Biden. L'attivista ambientale americana, interpretata e resa celebre al cinema da Julia Roberts, ha ammonito il presidente americano ad intervenire subito. Dopo l'incidente sono stati registrati malori tra la popolazione locale, oltre alla morte di animali da allevamento e di almeno 3.500 pesci. Prima di cominciare iscrivetevi al canale e attivate la campanellina delle notifiche per essere sempre aggiornati. Anche un like per noi è molto importante. Seguitemi anche sui miei social e sugli altri miei canali, troverete tutti i link in descrizione. Grazie mille! Desta preoccupazione il treno deragliato. Nei giorni scorsi, in Ohio, con un carico di sostanze chimiche tossiche e altamente infiammabili tra le quali il cloruro di vinile. Tanto che il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, viene sfidato via Twitter dall'avvocata attivista Erin Brockovich. Step Up Now intervieni ora. Dopo l'incidente sono stati registrati malori, tra la popolazione locale, oltre alla morte di animali da allevamento e di almeno 3.500 pesci. Fare meglio del suo predecessore non significa fare abbastanza. Contiamo su di lei per spezzare la catena di amministrazioni che hanno sempre chiuso un occhio, ha ammonito l'attivista ambientale americana. Interpretata e resa celebre da Julia Roberts nell'omonimo film sul risarcimento record, ottenuto nel 2000 dalla Pacific Gas and Electric Company per la comunità californiana di Hinckley a causa dell'acqua potabile contaminata da cromo, esavalente. Da quando è successo? Ha attaccato. Ho sentito di bambini con problemi respiratori, attacchi di asma e vomito. C'è molta confusione e mancanza di comunicazione, e adesso il governatore dell'Ohio, il repubblicano Mike DeWine, dice che lui non berrebbe l'acqua. Nel frattempo, però, le autorità minimizzano e assicurano che non ci sono pericoli. Ecco perché, ha rincarato Erin, la gente non si fida del governo. Non si può dire alla gente che ci sono stati e continuano ad esserci inquinanti pericolosi che contaminano l'ambiente, e allo stesso tempo dire tutto va bene. La gente non è stupida. E se vivete a East Palestine, Ohio, capite che Superman non sta arrivando. Ma voi siete lì. Fidatevi del vostro istinto. Documentate tutto ciò che vedete. Unitevi come comunità e chiedete risposte. Un jacuzzi è imbarazzante per la Casa Bianca, che ha fatto dell'ambiente e della tutela della salute una delle sue bandiere. Finora solo silenzio da parte di Biden e del suo ministro alle infrastrutture Pete Buttigieg. Un reporter di News Nation, invece, è stato arrestato dalla polizia in Ohio la scorsa settimana per aver incalzato il governatore a voce troppo alta in conferenza stampa mentre veniva chiesto di fare silenzio. L'incidente è accaduto lo scorso 3 febbraio a East Palestine, un villaggio di 5.000 anime, dove un treno gestito dalla Norfolk Southern Railway è deragliato provocando un grande incendio. Dei 50 vagoni, 20 trasportavano materiale chimico tossico. Per evitare un'esplosione, il 6 febbraio si è deciso di rilasciare gli inquinanti pericolosi, con un incendio controllato. L'EPA, l'Agenzia per la tutela dell'ambiente, ha continuato a rassicurare che non sono stati superati i livelli di guardia ma, gli abitanti, hanno paura e non vogliono tornare dopo la revoca oggi dell'ordine di evacuazione. Molti accusano malesseri di vario genere e ieri l'EPA ha ammesso di aver rilevato due contaminanti chimici in alcuni affluenti del fiume Ohio, tanto da spingere il governatore a dire che lui nella zona colpita berrebbe solo acqua in bottiglia. La vicenda rievoca quella del romanzo di Don DeLillo White Noise, diventata un film di Netflix, con lo stesso titolo, in Italia Rumore Bianco. Una delle comparse, il 37enne operaio Ben Ratner, abita nella zona di East Palestine e ha rivissuto per davvero l'incubo della fiction. Ho provato a guardare di nuovo il film dopo l'incidente, ha raccontato ai media USA, ma non mi sono affatto divertito. E dopo un quarto d'ora ho spento. La notizia per il momento, è solo per il momento, termina qui. Se non lo avete ancora fatto, questo è il momento giusto per iscriversi al canale. Attivate anche la campanellina delle notifiche, per essere sempre aggiornati e non perdervi neanche un video. Seguiteci anche sugli altri canali e sui social. Troverete tutti i link in descrizione. Lasciate anche un like e un commento, ci aiuterà ad indicizzare meglio il nostro canale. Grazie mille del sostegno. A questo punto io vi auguro una splendida giornata. L'appuntamento è sempre per la prossima notizia.